Grazie Gianni, e con te ringraziamo tutti quelli, come te, che in silenzio, con la mente e con il cuore, questi piccoli grandi uomini, che agli osservatori superficiali possono sembrare uomini qualsiasi, e che sono invece la base della società, le colonne della cattedrale della civiltà. Peccato che lo capiscano in pochi, e anche questi pochi, quando è ormai troppo tardi per dirgli grazie nelle orecchie, ad alta voce, quando sono in posizione verticale. Se noi uomini ci ricordassimo spesso di questo appuntamento finale che ci aspetta, saremmo meno aggressivi, più tolleranti, più costruttori di pace. Avremmo un granellino più presente, nel senso delle proporzioni. Ci ricorderemmo che tutto è labile, che siamo un granellino nell'universo e che la nostra esistenza è un evento effimero, un soffio di vento, come ci ricorda l'Ecclesiaste. Addio Gianni, dai tuoi figli, dalla tua amata sposa Silvana, dai tuoi nipoti Aurora, Lucrezia e Gregorio, dei quali andavi giustamente orgoglioso, perché la morte è un taglialegna, ma il bosco è immortale, immortale.